siamo con il presidente della Miglia Sport, Gian Michele Fidelibus. Domani la piscina comunale riapre il nuovo anno agonistico con molte novità sia organizzative che strutturali. Sì, la piscina è riaperta per la scuola nuoto e per il settore agonistico dal 13 di settembre. Domani ci sarà l'inaugurazione agonistico dove abbiamo invitato la San Francesco Nuoto di Vasto e tutti gli atleti faranno un'esibizione, dai più piccolini la preagonistica, il settore esordienti, i grandi, i master, e il settore agonistico del sincronizzato, della pallanuoto e dei diversamente abili. Quest'anno la piscina presenta diverse novità, oltre al fatto che è stata completamente ridisegnata ed è più accogliente per i bambini, con diversi disegni fatti da una professionista del settore. Il telo della vasca è stato completamente rinnovato con materiali antisdrucciolo e antinfortunistico e c'è la possibilità di inserire una settima corsia nei momenti di punta, quindi sono stati predisposti più attacchi. Oltre ai lavori qua sul piano vasca sono stati fatti eseguiti diversi lavori anche nelle caldaie per l'impianto di aereazione per migliorare la qualità dell'aria respirata e per sfruttare al meglio i pannelli solari che sono stati montati 2 anni fa. Anche per questa è una piscina all'avanguardia, possiamo dire. Domani ci sarà l'inaugurazione, verrà premiata l'atleta Marussia Pietrocola, che è nostra tesserata con la Mille Sport, che ai campionati italiani 18-19 agosto a Roma si è classificata terza vincendo la medaglia di bronzo. In questa occasione quindi ci sarà un'esibizione di tutti i vari settori. Volevamo sottolineare anche il fatto che noi insegniamo nuoto da prima che i bambini nascono, quindi con corsi per gestanti, con baby nuoto da 10 mesi in su, e abbiamo anche una categoria che noi denominiamo evergreen per persone di oltre 60 anni, ma abbiamo anche persone che vengono a nuotare che hanno imparato a nuotare pur avendo oltre 80 anni. Vi aspettiamo qui a San Salvo, non ci resta che provare, cioè non è mai troppo tardi per imparare a nuotare. Vi ringrazio e saluto sansalvo.net e tutta la cittadinanza sansalvese.